Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma non sembra tanto buono, no? Questa mattina nella Basilica di San Pietro abbiamo celebrato la messa di chiusura dell'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata ai giovani. La prima lettura del profeta Geremia era particolarmente intonata a questo momento perché è una parola di speranza che Dio dà al suo popolo, una parola di consolazione fondata sul fatto che Dio è padre per il suo popolo, lo ama e lo cura come un figlio, gli apre davanti un orizzonte di futuro, una strada agibile, praticabile, sulla quale potranno camminare anche il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente, cioè le persone in difficoltà. Perché la speranza di Dio non è un miraggio come certe pubblicità dove tutti sono sani e belli, ma è una promessa per la gente reale, con pregi e difetti, potenzialità e fragilità, come tutti noi. La speranza di Dio è una promessa per la gente come noi. Questa parola di Dio esprime bene l'esperienza che abbiamo vissuto nelle settimane del Sinodo. È stato un tempo di consolazione e di speranza. Lo è stato anzitutto come momento di ascolto. Ascoltare infatti richiede tempo, attenzione, apertura della mente e del cuore. Ma questo impegno si trasformava ogni giorno in consolazione, soprattutto perché avevamo in mezzo a noi la presenza vivace e stimolante dei giovani con le loro storie e i loro contributi. Attraverso le testimonianze dei padri sinodali, la realtà multiforme delle nuove generazioni è entrata nel sinodo, per così dire, da tutte le parti, da ogni continente e da tante diverse situazioni umane e sociali. Con questo atteggiamento fondamentale di ascolto, abbiamo cercato di leggere la realtà, di cogliere i segni di questi nostri tempi. Un discernimento comunitario fatto alla luce della parola di Dio e dello Spirito Santo. Questo è uno dei doni più belli che il Signore fa alla Chiesa Cattolica, cioè quello di raccogliere voci e volti dalle realtà più varie e così poter tentare un'interpretazione che tenga conto della ricchezza e della complessità dei fenomeni sempre alla luce del Vangelo. Così in questi giorni ci siamo confrontati su come camminare insieme attraverso tante sfide, quali il mondo digitale, il fenomeno delle migrazioni, il senso del corpo e della sessualità, il dramma delle guerre e della violenza. I frutti di questo lavoro stanno già fermentando, come fa il succo dell'uva nei botti dopo la vendemmia. Il Sinodo dei Giovani è stato una buona vendemmia e promette del buon vino, ma vorrei dire che il primo frutto di questa assemblea sinodale dovrebbe stare proprio nell'esempio di un metodo che si è cercato di seguire fin dalla fase preparatoria. Uno stile sinodale che non ha come obiettivo principale la stesura di un documento, che pure è prezioso e utile. Più del documento, però, è importante che si diffonda un modo di essere e lavorare insieme, giovani e anziani, nell'ascolto e nel discernimento, per giungere a scelte pastorali rispondenti alla realtà. Invochiamo per questo l'intercessione della Vergine Maria, a lei che è la Madre della Chiesa,
affidiamo il ringraziamento a Dio per il dono di questa assemblea sinodale. E lei ci aiuti ora a portare avanti quanto sperimentato, senza paura, nella vita ordinaria delle comunità. Lo Spirito Santo faccia crescere, con la sua sapiente fantasia, i frutti del nostro lavoro per continuare a camminare insieme con i giovani del mondo intero. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Concepit de Spirito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur permissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce Deis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et quae in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alla città di Pittsburgh, negli Stati Uniti d'America, e in particolare alla comunità ebraica, colpita ieri da un terribile attentato nella sinagoga. L'Altissimo accolga i defunti nella sua pace, conforti le loro famiglie e sostenga i feriti. Tutti, in realtà, siamo feriti da questo disumano atto di violenza. Il Signore ci aiuti a spegnere i focolai di odio che si sviluppano nelle nostre società, rafforzando il senso di umanità, il rispetto della vita, i valori morali e civili e il santo timore di Dio, che è amore e padre di tutti. Ieri a Morales, in Guatemala, sono stati proclamati beati José Tulio Marrusso, religioso dei Frati Minori, e Luis Obdulio Arroyo Navarro, uccisi in odio alla fede nel secolo scorso, durante la persecuzione contro la Chiesa, impegnata a promuovere la giustizia e la pace. Lodiamo il Signore e affidiamo alla loro intercessione la Chiesa guatemalteca e tutti i fratelli e le sorelle che purtroppo ancora oggi in varie parti del mondo sono perseguitati perché testimoni del Vangelo. Ai due beati un applauso a tutti. Saluto con affetto voi, cari pellegrini dell'Italia e di vari paesi, in particolare i giovani provenienti da Maribor, Slovenia,
la Fundación Española Centro Académico Romano e i parrocchiani di San Siro Vescovo a Cannobio, Svizzera. Saluto i volontari del Santuario San Giovanni XXIII di Sotto il Monte, a 60 anni dell'elezione dell'amato Papa Bergamasco, come pure i fedeli di Cesena e di Tiene, i ministranti e i ragazzi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Padova. Oggi si celebra la festa del Señor de los Milagros, molto sentita a Lima e in tutto il Perù. Rivolgo un grato pensiero al popolo peruviano e alla comunità peruviana di Roma. Domenica scorsa eravate qui con l'icona del Señor de los Milagros, io non mi sono accorto. Tanti auguri nel giorno della festa. E saluto con affetto la comunità venezuelana in Italia, qui radunata con l'immagine di Nostra Signora di Chiquinquirá, la Chinita. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.